Buon pomeriggio tre spettatori di Antenna Sud 85 dal Nino Dimitri di Manduria. Questa è la sesta giornata di andata del campionato di eccellenza Girone B, quello pugliese. Allora, quest'oggi assisteremo ad un grande derby, il derby tarantino, quello fra Sava e Manduria, pochissimi chilometri che dividono le due squadre, le due città. Tanta la rivalità e soprattutto tanta attesa per questa gara. Per Manduria Sava arbitrerà Cipriani Paolo della sezione di Molfetta, con gli assistenti Spalierno Michele della sezione di Bari ed anche della sezione di Bari De Marzo Mario. Ricordiamo inoltre ai nostri telespettatori che la gara andrà in differita martedì alle 16:30 sempre qui su Antenna Sud 85. Il Manduria, padrone di casa, affronta il Sava che attualmente è terzo in classifica a quota 12 punti dopo 5 giornate, mentre il Manduria è un po' più giù, poco sotto la metà classifica, a quota 4 punti in 5 gare. Il Manduria di mister Geretto viene appunto da un solo punto nelle ultime tre partite, quello conquistato a casa del Gallipoli. Poi c'è stata la brutta sconfitta in casa contro il Ginosa per 1-5 e in trasferta a Martina 3-1. Appunto, come dicevamo, ha collezionato un solo punto nelle ultime tre gare, mentre nella prossima andrà in terra otrantina a provare a vincere anche quella gara. Tornando invece agli ospiti, il Sava, allenata da mister Passariello, negli ultimi tre risultati ha collezionato ben tre vittorie, appunto contro Grottaglie, Ostuni e Racale, con Grottaglie e Racale entrambe vinte 3-0, mentre 1-0 contro l'Ostuni fuori casa. Sino ad ora il Sava ha perso solo contro la capolista Ugento per 3-0. Mentre nella prossima gara affronterà il Maglie. Dunque manca ancora più di qualche minuto al fischio d'inizio, i tifosi stanno continuando ad entrare allo stadio, sia quelli di casa che sono in tanti, e qualche tifoso giunto anche da Sava che sta facendo il suo ingresso pian piano in questi minuti. Dunque io andrei subito a leggere le formazioni in campo, partendo dalla squadra di casa, il Manduria, che schiera un 4-3-3 con De Marco, Pignatale, Coccioli, Epifano e Ribezzi, Dieng, Gomez, Napolitano, Turco, Congavales e Cava. A disposizione Sestino, Castello, Giannetti, Muci, Sozzo, Di Marco, Gioia e De Carvaio. Il Sava risponde con un 4-4-2 con Maraglino fra i pali, Cimino, De Gregorio, D'Arcante, Fabiano, Acquaro, Procida, De Luca, Caruso, Quarta e Beltrame. In panchina invece troviamo Arcadio, Gianmaruco, Zaccaria, D'Ambrosio, Greco, Girardi, Riezzo, Molfetta e De Torre. Leggiamo dunque la classifica di eccellenza Girone B, di questa fantastico girone pugliese, del Girone B dove è presente soprattutto tanta competizione. Andiamo dunque a leggere la classifica. In primo posto e un secondo a pari punti l'Ugento e il Martina a quota 15 punti, terzo il Sava a 12, che quindi di conseguenza, vincendo oggi in caso di risultato negativo dell'Ugento e del Martina, andrebbe a pari punti in testa. Segue il Ginosa quarto, quinto Gallipoli, sesto Castellaneta, settimo Otranto, ottavo Grottaglie, nono Racale, decimo Manduria, undicesimo Maglie, dodicesimo Massafra, tredicesimo Ostuni, quattordicesimo Mola. Questa giornata le altre gare in programma: il Maglie è impegnato in casa contro il Massafra, il Racale ospita in un altro derby, quello salentino, ospita l'Ugento capolista, il Castellaneta ospita il Ginosa, il Gallipoli ospita la capolista Martina,
poi abbiamo il derby tarantino, questo che faremo seguire qui su Antenna Sud 85, Manduria Sava, Ostuni Grottaglie e Mola Otranto. Vediamo dunque anche i risultati della passata gara, che non hanno di certo bypassato le aspettative. Insomma, il Decagna Otranto ha pareggiato 0-0 con lo Stuni. Il Gallipoli è stata la gara più eclatante probabilmente della scorsa gara, la scorsa giornata, perché ha pareggiato 3-3 contro il Mola. È una gara in cui al primo tempo era risultato fermo sullo 0-2 per il Mola, ricordiamo Mola ultimo in classifica, poi il Gallipoli ha ribaltato la gara nel secondo tempo 3-2 e nel finale si è fatto raggiungere per 3-3. Poi Ginosa Maglie 1-1, Martina Manduria 3-1, come abbiamo detto poco fa, così come Sava Racale 3-0, Massafra Grottaglie 0-1 e Lugento 3-1 sul Castellaneta. Gara che è andata sia in diretta che poi in differita sulle nostre reti. Mentre per questa gara sembra essere tutto pronto, mancano circa 10 minuti al fischio d'inizio. Abbiamo visto nel pre-partita appunto le squadre abbastanza rilassate e tranquille, soprattutto concentrate, viste soprattutto le ambizioni delle due squadre e soprattutto perché questo è un derby da sempre, da tanti tantissimi anni, ed è uno dei più attesi nell'ambito calcistico. Ricordiamo inoltre che il Nino Dimitri ha riaperto i battenti non molto tempo fa, perché appunto per diverso tempo è stato dichiarato inagibile. Però ora siamo qua in questo grande stadio che sta cercando appunto di rialzarsi e rendere noto a tutti i tifosi del Manduria la disponibilità di venire in casa propria e tifare la propria squadra.
da parte dei padroni di casa, vista questa statistica particolare che si è portata avanti da inizio campionato. Appunto, la prima gara del Manduria è stata un 3-0 contro il Castellaneta, per il resto è andato a segno anche allora quando ha vinto con il Mola, nel pareggio contro il Gallipoli e anche persino quando ha perso 1-5 con il Ginosa o 3-1 con la capolista Martina. Ecco dunque le squadre che stanno facendo l'ingresso in campo, a partire dalla panchina dei padroni di casa che si sta indirizzando appunto in panchina, e a breve entrerà anche il resto. L'allenatore è il signor Peppe Passariello. E ora l'11 in campo della matricola 100 UG Manduria Sport 1926. Anche la panchina del Zava in questo momento sta facendo il suo ingresso in campo. David Pignatale con il numero 3, Mino Goccioli con il numero 4, Michele Epifanio con il numero 5, Luca Rivezzi con il numero 6, Alexis. Eccoli qua, anche chi è stato mandato in tribuna ha fatto appunto l'ingresso nella tribuna antistante a noi, e adesso le panchine sono in campo, attendiamo ora i 22 titolari assieme alla terna arbitrale. Ventesimo De Carvaglio, allenatore il signor Gabriele Geretto, dirige l'incontro il signor Paolo Cipriani della sezione Aia di Corbetta. A voi tutti buon divertimento e forza Manduria! Eccole qui, le vediamo in lontananza dietro la bandierina, le due squadre, in attesa che tutti abbiano raggiunto le panchine. Ed ecco qui la terna arbitrale che sta facendo l'ingresso in campo col Sava. Terna arbitrale, ripetiamo, composta da Paolo Cipriani della sezione di Molfetta e poi Spalierno Michele e De Mazzo Mario della sezione di Bari. Eccole qui le due squadre. Ora saluto a centrocampo e poi ora il sorteggio fra i due capitani. È
resteranno proprio così. Il Manduria attaccherà dalla destra verso sinistra i vostri teleschermi, mentre il Sava attaccherà da sinistra a destra. Ora vediamo subito a chi toccherà battere il calcio d'inizio di Manduria Sava. Batterà il Manduria, i padroni di casa. Batterà Turco. Turco aprirà le danze quindi di questo derby tutto tarantino. L'arbitro consulta i suoi assistenti. Si parte. Parte quindi il derby. Tutto tarantino, come dicevamo qualche secondo fa. Manduria Sava. Subito il Manduria in avanti con un lancio dalla difesa. Recupera il Sava. Cerca di impostare Gomez. Passaggio sulla destra. Cerca lo spazio per il cross. Si appoggia al compagno. C'è il cross a centro. Libera. La difesa del Sava. Prego. Attenzione. Si complica un po' la vita qui. Il napoletano. Con Cavalle si andava all'attacco del pallone, ha rinviato Maraglino e c'è il fallo sul numero 9 Savese, Caruso. Battuta subito dentro e trova la zampata del difensore che butta via a liberare la zona. Cross, attenzione alla chiusura un po' provvidenziale, però altrettanto provvidenziale. C'è stato De Marco. Gomez. Cerca di saltare l'uomo, si appoggia al compagno a centro. Saliva D'Arcante che è andato al compagno. Ancora riceve D'Arcante. Al centro, messa una palla un po' vacante. Persa la palla. Punizione proprio nel cerchio di centrocampo per il Manduria. Punizione battuta a sinistra, Gomez. Mette giù. Gomez ancora. Cerca di trovare lo spazio dove il compagno libero che si complica però un po' la vita. Batti e ribatti, si lotta e ne esce alla grande il manduriano. Ora attenzione però a Concavales. Napolitano, apertura a sinistra. C'è il cross deviato. E c'è l'uscita, attenzione, un po' goffa di Maraglino che ha rischiato tantissimo. E ora il pubblico inizia a scaldarsi. Numero 1 del Sava ha peccato un po' qui. Goncavales, apertura per Gomez. Cerca di saltare l'uomo, viene chiuso sempre da due persone. A due, a volte anche tre. Attenzione ora Beltrame, apertura a sinistra, alta per il compagno che non ci arriva. Gli passa da sotto il pallone. Non rischiare la
Sansone perde la palla e subisce fallo, però giustamente ha recuperato un pallone un po' troppo pallosamente, tirando l'avversario per la maglia. Sul pallone quarta, che lo sta sistemando in questo momento. Tutto pronto per questa punizione. Barriera sistemata. De Marco pronto. Vediamo se si tratterà di un cross o di un tiro direttamente in porta. C'è il tiro, ma anche la barriera. Ci prova ora. Ecco la bandierina che si alza. Era quasi matematico questo tiro cross. Ora il Manduria può ripartire. Dei piedi di De Marco. Lungo per Gomez, però è anche un po' troppo laterale, palla che esce. Battuta. Girata di testa da parte di Caruso. Va a terra il Savese, si continua, il Manduria può cercare incursione in avanti, palla che finisce su De Gregorio e Manduria libera, scusate, il Sava libera. Ora, però il Manduria rimane in avanti. Coccioli aveva battuto la rimessa laterale, palla che torna in qualche modo a lui, rimessa Manduria. Coccioli con le mani, palla che esce e ancora rimessa Manduria. Lancione in avanti, respinto dalla difesa biancorossa. Va a terra e sarà calcio di punizione. Era Beltrame. Battuta corta. Era stato visto Procida, attenzione però all'errore difensivo. Abbiamo notato, insomma, subito nei primi minuti di gioco diversi errori difensivi sia da una parte che dall'altra. In questa azione era stato cercato Procida, ma con un lancio molto molto corto rispetto alla posizione del centrocampista offensivo del Sava. Ancora Sava in avanti. Con le mani di Gregorio. Pallone che passa, carambola e libera il Manduria. C'è una spinta, l'arbitro non fischia, sarà rimessa ancora Sava. Tanto dagli altri campi c'è subito il risultato cambiato a Gallipoli. Gallipoli Martina 0-1, quindi la capolista attualmente è in solitaria il Martina. Attenzione però da questa parte, subito al tiro bloccato da De Marco.
stato il tiro di Caruso, ex di turno. Rimessa con le mani dall'altra parte, battuta lunga, viene anche prolungata, palla che esce, Manduria che avanza. Attenzione però al passaggio errato del centrocampista Manduriano, il Sava riparte. Prova a cercare ancora con un cambio di lato errato, però su questo pecca tanto il Sava. Ora riparte il Manduria con Gomez. Attenzione a Gomez, appoggia il compagno a Coccioli che apre al centro. Fino all'apertura, palla che passa per Napolitano, si apre dall'altra parte però. Si cerca sempre Gomez e lui ben volentieri recupera i palloni e cerca di offendere il più possibile. In questo caso però l'ha persa. Coccioli ha trovato Goncalves che ha appoggiato a Turco che subisce fallo e sarà quindi calcio di punizione per il Manduria. Due in barriera e si tratta di De Luca e Procida. Sul pallone invece c'è Coccioli e Napolitano. Dipende di cosa si vorrà fare, se direttamente alla porta, altrimenti un cross probabilmente sul secondo palo visto la posizione degli uomini. Ecco Coccioli che parte sul secondo palo coi pugni, ci arriva e palla che esce dopo il tiro che si reclama un attimo il calcio d'angolo, ma appena l'accenno delle proteste. Qui è stato provvidenziale Maraldino invece probabilmente a rimediare la paura, lo spauracchio rimediato prima ai compagni di squadra e ai suoi tifosi. Rimessa con le mani per il Manduria. Coccioli lunga, lunghissima, Gomez. Cerca di trovare il compagno, perde la palla ma la recupera. Napolitano dall'altra parte. Pallone che viaggia sulla linea di centrocampo. Acquaro. Ancora lui, perde però il pallone da sotto i piedi. Procida. Apertura a sinistra. Chiusura. Precisa sul pallone e sarà rimessa Sava in attacco. Talmente piazza due uomini in aria, c'era anche Procida però si è allontanato e si sta avvicinando verso il pallone. Riceve in questo momento Procida, va indietro, subisce anche fallo.
calcio di punizione dunque giunti quasi al quarto d'ora, un solo minuto al quarto d'ora di gara. Sono in 5 in area, 5 Savesi in area Manduriana. Procida sul pallone. Cross basso sul primo palo, attenzione, pallone che resta lì, Gomez fuori. Attenzione però all'errore, e qui la miglior soluzione la trova il difensore Savese, con lo spazzare direttamente fuori, perché all'indietro verso il portiere si era già posizionato l'attaccante del Manduria. Colpo di testa a girare, parte di Turco per il compagno, però è stato un pallone troppo lungo. Palla che torna in possesso del Manduria, errore di Napolitano, cerca di rimediare conquistando palla, la conquista però con un fallo. La gara che cerca ancora una scintilla per potersi accendere con i piedi Jeng, a cercare Gomez, che la palla esce, però l'ultimo tocco è suo. Va a terra, reclama la punizione, ma solo lui, calciatore biancorosso, di conseguenza si continua a giocare con Turco, che ha cercato il suo compagno in avanti, però viene toccato e sarà rimessa con le mani col difensore che salva dal calcio d'angolo. Salvare era arrivato a Quaro. Tanto rimasto giù proprio Gomez. Si rialza in questo momento, esce molto probabilmente temporaneamente. Tanto tutto pronto per la rimessa laterale con le mani, sicuramente lunga visto che sono tutti lontani. Palla che filtra, però si fa trovare pronta la difesa. Di testa Caruso, c'è però la difesa schierata. De Marco dentro. Coi piedi colpisce l'arbitro. De Gregorio è andato proprio addosso all'arbitro. Quindi l'arbitro fischia e restituisce il possesso al Sava. D'Arcante ha lottato con le unghie e con i denti in mezzo a due fra Goncalves e Turco. Alla fine ha ottenuto un calcio di punizione che probabilmente era quello che voleva. Palla che filtra, De Marco c'è. Gomez, Napolitano. Serie di rimpalli, palla che resta al Manduria.
si va sulla fascia destra con Goncalves. Può provare a dare subito questo pallone, aspetta last minute, il colpo ha sfiorato il palo. Probabilmente ha aspettato un po' troppo, ma Manduria vicinissimo al vantaggio. Vicinissimo al vantaggio. Sfiora dunque il vantaggio il Manduria con Cava, raggiunti appena il 20° minuto di gioco. Sava dunque che dovrà rispondere all'attacco del Manduria, anche se un Manduria che ha preso coraggio rispetto insomma al primo quarto d'ora. Napolitano appoggia dietro, un po' rischioso come tocco. Subito pallone scaraventato in avanti, perso dal Manduria. Gomez ora cerca di recuperarlo. Procida. Di testa. Geng per De Marco. Gomez può cercare il compagno a sinistra, non lo fa, prova a tornare indietro, trova Napolitano, palla che arriva a Goncalves, la perde, cerca di recuperarla, commette fallo. Tanto tutte le altre gare sono ferme sullo 0-0, fatta esclusione per il Gallipoli con il Martina che è sotto di 1-0. Per 1-0. Procida appoggiato subito a Beltrame, palla però già persa. Napolitano perde palla, la recupera, attenzione, doppia scivolata, resta a terra il capitano del Sava D'Arcante, si rialza in questo momento. Sava che continua a giocare, c'è il tocco errato di Quarta. Gomez, il passaggio del compagno un po' troppo rischioso, e poi c'è lo sgambetto di Beltrame che viene ammonito in questo momento. Come voleva si dimostrare un giallo anche da regolamento, un fallo tattico. Ecco qui il pallone si alza in aria, il numero 10 prova, qui ha sbagliato il tocco ma era un'azione abbastanza pericolosa. Ora il Sava però può proiettarsi dall'altra parte. Procida riceve, stop di petto ad allungarsi, grandissimo recupero del difensore manduriano. Ora Gomez dall'altra parte, squadre che si sono allungate abbastanza da poter far male. Epifanio in avanti, palla recuperata da Cimino. Quarta, attenzione però a Procida che per un attimo ha perso il tempo, però ha guadagnato un calcio d'angolo. E con calma va a batterlo lui stesso. Tanto sul primo palo, palla che resta lì, è buttata via poi dalla difesa. Sì, sul calcio da noi, sul calcio da fermo siamo carenti. Ma per il
difesa bianco-verde, era un pallone abbastanza pericoloso perché era posizionato al centro dell'area. Ancora Manduria, cross in area, fuori. Rinvio dal fondo, battuto sulla, poco prima della linea di centrocampo. Palla che si alza e De Marco che esce. Prova l'offensiva il Manduria. Passaggio totalmente errato. Riparte il Sava dunque. Palla che va ad Arcante, il capitano. Palla che ritorna e lancio in avanti. Gomez. Passaggio per Napolitano che apre alla sua destra. Palla in avanti subito, Murato. Attenzione però a De Marco che liscia il pallone e mette in serie difficoltà il compagno di squadra. Rimessa con le mani però per il Sava. Procida, prova il tiro, attenzione, sorvola di poco la traversa. Pericoloso ora il Sava, che probabilmente è questa la reale risposta all'attacco di prima del Manduria quando è andato vicino al vantaggio. Va a terra e c'è il fischio dell'arbitro. De Luca è andato a terra con tanto di onomatopea e l'arbitro ha fischiato. Va subito a posizionarsi in area, intanto calcio di punizione è già battuto. Probabilmente Beltrame voleva una palla in area, così non è stato. Beltrame ora di testa a cercare il compagno che non c'era però, perché c'è stato subito la chiusura difensiva. Attenzione ora al Sava che vuole far male, altrettanto Napolitano però che perde palla. Gomez recupera il pallone, tutto regolare. Può approfittare il Manduria alla superiorità numerica. Goncavales, apertura a destra. In area non c'è nessuno se non un solo uomo. Persa la palla. E c'è anche il fallo e di conseguenza crediamo anche da munizione. Vediamo un attimo. Sono anche le proteste dei biancorossi. Oh, qua l'arbitro ora si reca. No, non c'è l'ammonizione, era un fallo identico a quello fatto da Beltrame, con la differenza che
il giocatore del Savano non è finito per terra. Avanza il Sava, Procida cerca l'incursione che la trova del compagno, palla messa in mezzo, liberata, palla era per De Luca che aveva messo in mezzo un pallone molto molto prezioso, non sfruttato però come si deve dai Savesi. Mezz'ora di gioco, punteggio fermo sullo 0-0. Tanto qui c'è, no, non c'è fallo, c'è ora il fallo, in realtà aveva dato il vantaggio, autorizza anche l'ingresso dei sanitari in campo. Dicevamo appunto mezz'ora di gioco e punteggio fermo sullo 0-0, così come su tutti gli altri campi, 0-0, fatta esclusione per Gallipoli che sta perdendo per 1-0 contro il Martina. Tanto Napolitano ha ricevuto ordini, quantomeno indicazioni da mister Geretto. Intanto esce momentaneamente dal campo Geng. Chiede già l'autorizzazione per entrare e gli viene concessa. Ancora no, in realtà aveva dato il segnale l'arbitro. Eccolo qua, l'autorizzazione c'è, Geng torna in campo e Manduria che prova a far male in questo momento. Vediamo, apertura a destra. Mancano i compagni però, Sava che recupera palla col capitano. Pallone aperto a sinistra per Quarta che cerca di accentrarsi. Chiama i compagni, aspetta anche i compagni, però aspetta un po' troppo. Pallone recuperato dai padroni di casa. Intervento pulito sul pallone secondo l'arbitro. Pallone largo a destra, ma c'è fuori gioco. E Beltrame si arrabbia anche col guardalinee. Poi era abbastanza evidente il fuori gioco di Procida. E l'Ugento in vantaggio nel derby salentino contro il Racale. E l'Ugento 1 dunque e Racale 0. Questo risultato è variato proprio in questo istante. Punizione Sava che riparte dalla difesa. Palla lunga, Beltrame di testa, ne esce ora la difesa del Manduria, palla però che resta lì. Cimino che apre a sinistra, tre uomini stanno facendo l'ingresso in area contro tre difensori. C'è il cross lungo sul primo palo, attenzione, colpisce troppo alto, troppo alto. C'era Beltrame probabilmente posizionato meglio di tutti.
scaraventato il pallone in avanti che non esce, appoggia fuori Geng. Attenzione ora, è una spinta lamentata da Fabiano. Tanto Procida è pronto a battere con le mani. Lascia invece a chi di dovere, ovvero De Gregorio. Attenzione, palla che filtra, incredibilmente non entra. Grande parata di De Marco che si lamenta con il primo assistente, che non ha fischiato probabilmente un fuorigioco, che da qui è difficile ora vedere. Attenzione, palla che filtra, libera via, brividi ora per il Manduria. Palla che esce e Sava rimane in attacco. Difesa in panico. Due giocatori a terra, uno del Sava, uno del Manduria. Sanitari in campo. Ora dovremo un attimo ricostruire la scena. Tanto i minuti scorrono. Abbiamo dunque, è uscito Napolitano, ovviamente temporaneamente. Napolitano per il Manduria. E Pignatale per il Sava. Tanto palla liberata, Gomez recupera il pallone, lo perde, in teoria era vantaggio, cioè, rimessa, solo rimessa laterale per il Manduria. Coccio di lunga con le mani, trova la testa però di Fabriano. Palla che esce, Sava a rimetterla in gioco, è il Sava che dovrà ricostruire l'azione. Tanto sono rientrati entrambi i calciatori che erano usciti fuori. De Luca appoggia dietro. Attenzione all'incursione del difensore. Coccioli in fondo. Rimessa Manduria che prova a replicare la tanta pressione esposta in questi minuti dal Sava. Rimessa battuta, corta. Attenzione a Goncavales, raddoppiato.
palla che esce e rimessa Sava. Finita l'azione dunque del Manduria, che dovrà riconquistare il pallone. Come dicevamo, dovrebbe replicare alla tanta tanta pressione fatta in questi minuti dal Sava. Battuta la rimessa, con qualche critica per i passi avanti fatti da De Gregorio. Che ogni tanto zoppica De Gregorio, che si sembra star bene. Lunga Fabriano, palla che resta lì al limite dell'area, triplicato il numero 9 Savese, calcio di punizione in favore del Manduria. Intanto lo Stuni è passato in svantaggio perché il Grottaglie è in vantaggio per 1-0 proprio in casa dello Stuni. Altro risultato quindi che cambia. Palla che esce con le mani, ci dovrà andare De Gregorio, che batte ora, corto, azione alla pressione. Beltrame di testa, quarta ancora, cross a centro area, trova solo la testa del difensore, probabilmente quella di Epifanio. De Gregorio batte ora, pallone che passa per Procida, sul secondo palo il cross, nessuno, recupera dall'altra parte, quarta, si appresta a crossare in mezzo, traffico che consente così a liberare l'area da questo pericolo, ancora un altro pericolo, diversi pericoli causati dagli attacchi del Sava. Pallone in mezzo, De Marco ferma tutto. 42esimo minuto dunque, 3 più recupero eventuale. De Gregorio stoppa il pallone, va a terra e sarà calcio di punizione. Per un fallo di Turco. Procida, spinto leggermente, un po' troppo leggermente, infatti l'arbitro appunto insieme al suo assistente concede la rimessa laterale. Intanto ora Procida si azzuffa un po' con Coccioli. Palla che passa, Beltrame va a terra, si era praticamente intrecciato con Geng con le gambe e Geng anche si è fatto forse male, vediamo un attimo, si lamenta un colpo. Tanto la punizione è stata concessa al Sava, infatti Beltrame è andato già in area.
E sul pallone c'è sempre lui, Procida. Tutti schierati all'altezza del secondo palo al limite dell'area. Meno di un minuto alla fine dei primi 45 minuti. Palla, brutta palla messa da Procida in questa punizione. De Gregorio, Gomez, libera in avanti la difesa, rimessa Manduria, può respirare ora la squadra biancoverde. Tanto non abbiamo comunicazione dei minuti di recupero. Crediamo a questo punto, visto passato il 45esimo, che ce ne sia soltanto uno, ma vedremo solo in corso. Attenzione ora al fallo subito da Coccioli. L'arbitro non fischia, è solo rimessa laterale per il Manduria. Fallo di Procida stavolta. L'arbitro, nell'assistente, era molto molto vicino all'assistente l'azione. È stato appunto deciso di continuare. Intanto Marallino, non so cosa abbia risposto alla tifoseria. Gli animi, insomma, si sono proprio scaldati allo scadere del primo tempo. Coccioli lunga per la testa di Turco, poggio dal compagno, Gomez lascia uscire, era inarrivabile. Dunque correggiamo anche il punteggio di Ostuni Grottaglie 0-0. Intanto ammonito per il fallo appena commesso. Ammonito Napolitano. Ora Procida. Vediamo se va meglio rispetto a quella precedente che si era fermata all'interno dell'area, perché era bassa e corta. Procida alta al limite dell'area, altezza secondo palo, va a terra Gomez, fischia l'arbitro e fischia la fine dei primi 45 minuti di Manduria Sava, di questo derby così tanto atteso, altrettanto pieno di emozioni e tanta battaglia l'abbiamo vista soprattutto negli ultimi 20 minuti, insomma la metà del primo tempo in poi, con tanta tensione e soprattutto tante occasioni. A tra poco per il secondo tempo di Manduria Sava. Lo sport è la tua passione? Vuoi essere sempre aggiornato? Signorbet.news. Tutto lo sport che cerchi. Risultati, classifiche e news. Con un occhio di riguardo ai campionati locali. Visita signorbet.news. L'informazione a portata di click. Signorbet.news. Nessun giorno è uguale all'altro. Ogni mattina porta con sé un particolare miracolo, il proprio momento magico, il rito del caffè. Che sia al bar o che sia a casa, Caffè Fadi è sempre con te. Caffè Fadi,
una bella sorpresa. Lo sport è la tua passione? Vuoi essere sempre aggiornato? Signorbet.news. Tutto lo sport che cerchi, risultati, classifiche e news, con un occhio di riguardo ai campionati locali. Visita signorbet.news. L'informazione a portata di click. Signorbet.news. Sul tema della sostenibilità legata all'idrico, quindi alla risorsa acqua, è uno degli aspetti importanti nel PNR legato agli investimenti. Come sappiamo, in Italia c'è un gap infrastrutturale molto importante. Teniamo presente che si sostituiscono mediamente 4 metri ogni chilometro di rete idrica all'anno, con una rete molto vetusta di oltre 50 anni. Quindi nel PNR ci sono dei fondi a disposizione per i gestori del servizio idrico, come Acque Bresciane, ai fini di migliorare il servizio. Le opportunità sono notevoli, principalmente bisogna intraprendere un percorso di carbon neutrality e quindi impegnarsi in questa neutralità carbonica attraverso però degli investimenti fatti sul territorio. Sappiamo che ci sono delle infrazioni comunitarie pendenti, quindi dei costi europei, italiani, per quanto riguarda la parte di fognatura e depurazione, e poi c'è il grande tema delle acque potabili, quindi le acque del rubinetto e la loro qualità. Quindi da questo punto di vista la sostenibilità ambientale va di pari passo con la sostenibilità legata all'acqua. Siamo ormai al terzo anno, entriamo nel quarto anno di progetto di Ora di Futuro, il progetto della Fondazione Generali di Human Safety Net, e devo dire che è un progetto di grande successo. Abbiamo coinvolto tantissimi bambini, più di 180.000, tante famiglie in difficoltà sono state aiutate, più di 16.000, e quindi questo ci dà già la dimensione del successo che abbiamo raggiunto. Quindi per i prossimi anni vogliamo continuare su questa strada e vogliamo contribuire ancora di più alla società e alla scuola, soprattutto, che è il centro di formazione dei nostri futuri adulti. La scuola che i ragazzi desiderano ce l'hanno raccontato molto chiaramente, quindi con pochissimi giri di parole: vogliono una scuola aperta, sostenibile, centro di relazioni, che sia un punto di aggregazione anche per le famiglie. Vogliono tornare con la scuola a vedere l'Italia, a fare gite, a divertirsi insieme, a farsi meravigliare dalle tante cose belle che abbiamo in Italia. Quindi ce l'hanno raccontato in modo molto chiaro e insomma sta a noi dar seguito a questi giusti desideri. Noi abbiamo continuato nell'apertura dei nostri centri, abbiamo aperto ancora di più il numero di famiglie che possono essere supportate, abbiamo come sempre apportato novità alla nostra piattaforma digitale per la formazione, e questo continuerà anche nei prossimi anni. La generazione Alfa è una generazione ottimista ed è una generazione che crede molto nella tecnologia e che dà molta importanza all'ambiente e alla tutela dell'ambiente. Questi sono i tre aspetti fondamentali. Che scuola desidera? Desidera una scuola che sia fortemente al centro della società, che sia laboratoriale, quindi chiedono di imparare attraverso attività laboratoriali, pratiche, e chiedono una scuola che sia immersa nel verde, che abbia degli spazi molto, molto belli, dei campi sportivi, degli spazi, delle aree giochi per interagire, giocare insieme, e tanti laboratori musicali, palestre, eccetera. E poi chiede che anche questa scuola sia aperta alla società, in cui le loro famiglie, la società, possa fare delle attività anche al di fuori dell'orario scolastico. Addirittura si immaginano dei momenti in cui poter fare attività attraverso un osservatorio astronomico. Quindi una scuola al centro della società, questo è quello che chiedono i bambini. E una delle tematiche che emergono più fortemente nell'osservatorio è la richiesta di avere orti scolastici e un'alimentazione sana basata addirittura su prodotti coltivati direttamente dai bambini. E parlavo poco prima con una senatrice, presidente della commissione,
nel Senato, la quale mi diceva che stanno portando, pensando di fare un disegno di legge, insomma uno strumento giuridico per favorire l'educazione alimentare dei bambini, e questo andrebbe proprio nella direzione che i bambini hanno proposto anche attraverso le loro mozioni. Beh, la proposta che mi ha stupito di più in questo momento erano i banchi a pedali, no? L'idea dei banchi a pedali per permettere ai bambini di fare attività sportiva e contemporaneamente di creare elettricità per attivare la tecnologia della classe. Un'idea veramente simpatica e divertente, e che anche andrebbe in qualche modo a permettere di scaricare ai bambini, di scaricare le proprie energie esuberanti. Una proposta veramente simpatica. La cosa più importante è ripulire la città, per cui una task force che si metta all'opera, perché Roma non può più vivere in questo degrado, perché una città pulita, sicura ed efficiente è proprio quello che cercano non solo i cittadini ma anche i turisti. Lo promette Enrico Michetti, candidato sindaco della capitale per il centrodestra, ospite del Palazzo dell'Informazione della DN Kronos a Roma. E a proposito di Guido Bertolaso, che ha accettato la proposta di Michetti, che lo vuole commissario a Roma, precisa: Bertolaso è il tecnico che nella gestione commissariale è probabilmente il primo in Italia e forse il primo in Europa. È una persona che ha già dimostrato di saper fare, già ha gestito il giubileo del 2000 egregiamente, già ha gestito altre emergenze sempre con eccellenza, per cui è un profilo straordinario che va a arricchire un esecutivo che già ha delle persone di primo livello. In merito poi ai disordini avvenuti a Roma e all'assalto alla sede della CGIL, osserva: ma queste sono vicende nazionali. Io credo che nulla hanno a che vedere con il programma e soprattutto con la gestione della città. Credo che alimentare un clima di contrasto poi non giovi a nessuno, perché poi nel momento in cui si governa, se gli animi sono accesi, se si crea il clima di faida, poi non si governa più, perché la contrapposizione diventa una contrapposizione feroce, il funzionario non firma più gli atti perché ha paura che la parte opposta lo denunci, e quindi è chiaro che questo significa paralizzare la città, che già purtroppo in questa fase si trova in una situazione molto molto difficile e avrebbe bisogno di tutt'altro, di serenità, di pacificazione e soprattutto di rilancio. Sul Green Pass, operativo dal 15 ottobre, e sulle problematiche legate alla percentuale di lavoratori non vaccinati, ricorda infine: beh, queste sono vicende che regolate dalla normativa nazionale. Io credo che ci sia la necessità da parte del governo di prendere delle decisioni, anche perché purtroppo in alcune circostanze si potranno realizzare delle vere e proprie paralisi in termini di lavoro. E quindi è chiaro che la vicenda però va regolata in sede nazionale. Per quanto mi riguarda, da sindaco mi atterrò a quelle che sono le disposizioni che provengono dal palinsesto nazionale. La cosa più importante è ripulire la città, per cui una task force che si metta all'opera, perché Roma non può più vivere in questo degrado, perché una città pulita, sicura ed efficiente è proprio quello che cercano non solo i cittadini ma anche i turisti. Lo promette Enrico Michetti, candidato sindaco della capitale per il centrodestra, ospite del Palazzo dell'Informazione della DN Kronos a Roma. E a proposito di Guido Bertolaso, che ha accettato la proposta di Michetti, che lo vuole commissario a Roma, precisa: Bertolaso è il tecnico che nella gestione commissariale è probabilmente il primo in Italia e forse il primo in Europa. È una persona che ha già dimostrato di saper fare, già ha gestito il giubileo del 2000 egregiamente, già ha gestito altre emergenze sempre con eccellenza, per cui è un profilo straordinario che va a arricchire un esecutivo che già ha delle persone di primo livello. In merito poi ai disordini avvenuti a Roma e all'assalto alla sede della CGIL, osserva: ma queste sono vicende nazionali. Io credo che nulla hanno a che vedere con il programma e soprattutto con la gestione della città. Credo che alimentare un clima di contrasto poi non giovi a nessuno, perché poi nel momento in cui si governa, se gli animi sono accesi, se si crea il clima di faida,
Poi non si governa più, perché la contrapposizione diventa una contrapposizione feroce, il funzionario non firma più gli atti perché ha paura che la parte opposta lo denunci, e quindi è chiaro che questo significa paralizzare la città, che già purtroppo in questa fase si trova in una situazione molto molto difficile e avrebbe bisogno di tutt'altro, di serenità, di pacificazione e soprattutto di rilancio. Sul Green Pass, operativo dal 15 ottobre, e sulle problematiche legate alla percentuale di lavoratori non vaccinati, ricorda infine. Queste sono vicende che regolate dalla normativa nazionale. Io credo che ci sia la necessità da parte del governo di prendere delle decisioni, anche perché purtroppo in alcune circostanze si potranno realizzare delle vere e proprie paralisi in termini di lavoro. E quindi è chiaro che la vicenda però va regolata in sede nazionale. Per quanto mi riguarda, da sindaco, mi atterrò a quelle che sono le disposizioni che provengono dal palinsesto nazionale. La cosa più importante è ripulire. Dal 12 settembre Antenna Sud scende in campo con l'esclusiva televisiva di tutta la Serie C pugliese. 36 partite in diretta, i derby più attesi, oltre 200 telecronache in differita e poi informazioni, speciali, approfondimenti. Antenna Sud, qui Serie C, a voi Puglia. La tua passione? Vuoi essere sempre aggiornato? Signorbet.news. Tutto lo sport che cerchi, risultati, classifiche e news, con un occhio di riguardo ai campionati locali. Visita signorbet.news. L'informazione a portata di click. Signorbet.news. Bentornati dal Nino Dimitri di Manduria per il secondo tempo di Manduria-Sava. Primo tempo conclusosi a reti bianche 0-0 fra le due compagini. Il derby tarantino dunque è ancora in bilico. Il primo tempo ricco di emozioni, fatta esclusione per i primi minuti di gioco formate da studio per le due squadre. Il resto si accende dal nono minuto, quando un tiro di Caruso finisce lento fra le braccia di De Marco. Al ventunesimo la partita inizia ad infiammarsi, quando viene ammonito Beltrame per un fallo più che altro tattico, speso bene fondamentalmente da Beltrame, perché Manduria stava ripartendo in contropiede. Poi il ventisesimo Procida tira fuori palla che sorvola di poco la traversa. Sia una squadra che l'altra comunque si sono rese abbastanza pericolose e vicinissime tra l'altro ad almeno un gol nel primo tempo. Adesso siamo partiti con i secondi 45 minuti del derby tarantino fra Manduria e Sava. Andiamo ora il Sava subito in avanti e azione che giunge al termine. De Marco lungo. Andato a terra Turco, l'arbitro ha fatto proseguire l'azione, ma intanto a terra ci è finito il giocatore del Sava e l'arbitro qui fischia. Intanto vi davamo l'aggiornamento dagli altri campi, perché il Maglie è fermo sullo 0-0 in casa contro il Massafra. Il Racle ha pareggiato e sta pareggiando dunque per 1-1 contro la capolista Ugento. Il Castellaneta è passato in vantaggio allo scadere dei primi 45 minuti contro il Ginosa. Intanto torniamo subito a questa gara, perché il Sava in avanti, cross alto sul secondo palo, esce con le mani e subisce fallo De Marco. Dicevamo, il Martina capolista ora è solitaria capolista, perché in vantaggio sul Gallipoli per 1-0. Il resto delle gare sono ferme sullo 0-0, compresa questa tra Manduria e Sava. Ora con i piedi De Marco. Intanto abbiamo iniziato il secondo tempo senza cambi,
Quindi gli stessi 11 che hanno dato il via alle danze quest'oggi. Intanto c'è punizione per il Zava. Palla aperta a sinistra, troppo forte e imprecisa la palla che è, quindi esce. Ora con le mani il Manduria con Pignatale. Palla che resta lì. Gioco un po' pericoloso. Cava. Palla che carambola e perde il pallone di messa laterale con le mani. Cimino in avanti. Quarta. Scaglia dall'altra parte, però perde un pallone che viene subito recuperato dalla sua squadra. Gomez. Aperto per il compagno, apertura a destra dove c'è Concavales, attenzione però a Concavales, può liberarsi, prova il passaggio filtrante per il compagno ma trova la chiusura del capitano D'Arcante e rimessa Sava con qualche protesta. Attenzione a Gomez che protegge il pallone, subisce fallo infatti. Pallone in avanti. D'Arcante. Apertura a destra. Palla che viene recuperata dai padroni di casa. De Marco lungo coi piedi a centrocampo. Alla rimessa verso il centro dallo stesso Sava. Pignatale, attenzione, viene, ecco appunto, riceve una tacchettata sul piede. Pallone lunghissimo in avanti e trova l'uscita di Maraglino. Intanto abbiamo notato appunto la posizione di Gomez, è un po' più avanzata rispetto a quella avuta nei primi 45 minuti. Battuta con le mani, c'è il cross basso, respinto immediato alla difesa bianco-verde. Attenzione, Cimino mette un pallone interessante in area, con le mani, sicuro De Marco. Pallone resta in gioco, reclamato un calcio di punizione dai giocatori del Zava, però si continua. Pignatale indietro e palla che si alza verso il centrocampo, filtra anche, ora Turco va a terra. Goncavales cerca di recuperare il pallone perso da Turco. D'Arcante dentro a cercare i compagni, non trova nessuno, è Manduria che recupera il pallone. Goncavales dentro, il filtrante per Gomez, stava per filtrare. Intanto c'è il fallo
commesso dal duo composto, perché erano in due, composto da Gomez e Turco probabilmente. Pallone in avanti, anticipata l'incursione di quarta, ne sta uscendo benissimo a palla al piede Pignatale, e poi viene persa dai suoi compagni di squadra più avanti. Pallone che cerca di trovare il compagno, ed è stato un grosso errore commesso proprio da Turco, perché ha appoggiato il compagno a cava, però era troppo lento il pallone. Facile presa per i difensori, che hanno spazzato subito in fallo laterale. E ora battuta da Pignatale. Prova incursione in area, fallo commesso da Ribezzi su Beltrame. Palla a cercare Beltrame, non filtra abbastanza, lancio lungo per pescare Gomez, dunque punizione. È evidente anche il fatto che il Sava sia passato ad un 4-3-3 rispetto ad un principale 4-4-2. Un originario 4-4-2, adesso un 4-3-3. Ovviamente le punte sono Quarta Caruso Beltrame, con l'aggiunta anche di De Luca e Acquaro a salire. Ora vediamo D'Arcante cosa, quale soluzione ha per la sua squadra. Secondo palo larga, libera la difesa manduriana. Cimino si gira e trova il compagno al centro. D'Arcante scaraventa il pallone in avanti. Serie di carambole che favorisce il Manduria. Può ripartire da Gomez. Ancora rimpallo e perde la palla il calciatore bianco-verde. Punizione dallo stesso punto dove è stata battuta precedentemente. Stavolta opzione primo palo, presa da nessuna maglia nera. Calcione in avanti, e sembra anche zoppicante in questo momento, si ferma. Vediamo subito di chi si tratta. Si è fermato dunque Cava. Vediamo se il mister sta cercando già una soluzione alternativa
a lui. Si tratta di uno strappo muscolare, crediamo, perché ha fatto segno anche alla panchina. Tanto va a terra l'attaccante, si continua a giocare, palla che arriva a Cava. Cava non è in formissima, ecco, appoggia, rimane anche Gomez di testa. E Maraglino para. Beh, ora si distende per terra. Come avevamo detto, Cava. A terra Cava, intanto si continua a giocare. L'arbitro non pare non si sia accorto di nulla. Intanto rimessa Sava e Cava non si alza da terra, dunque ha bisogno di aiuto. Con lui c'è Pignatale. Maglie in vantaggio contro il Massafra, segno Politi, dunque e anche l'Ostuni contro il Grottaglie 1-0 a segno Maglie, di classifica che cambia. Dunque fuori Cava e dentro Scarci. Palla appunto ricevuta dal neoentrato Scarci. Cross sul secondo palo, era anche il terzo o il quarto, troppo lunga. Palla che viaggia a centrocampo, riceve Scarci. Palla che filtra. Attenzione al cross, il calcio d'angolo, ora il Manduria molto più presente rispetto al resto della gara, negli ultimi 10 minuti, 5-10 minuti si è fatto più coraggio, vedremo ora. Dalla bandierina, cross sul primo palo, difesa di Daccante, e spazza via. E c'è il fischio dell'arbitro per un fallo su quarta. Giunti al quarto d'ora della ripresa, appena trascorso. Risultato parziale di 0-0 in questo derby tarantino fra Manduria e Sava. Palla recuperata da Pignatale, secondo l'arbitro c'è il fallo, dunque calcio di munizione molto molto interessante per il Sava. Infatti vediamo subito l'ingresso di Acquaro in area di rigore.
Vedremo ora come verrà gestita questa punizione. Intanto Quarta, che ha subito fallo, si alza e si appresta anche a battere questa punizione, quindi Procida si allontana. Dall'altra parte Maraglino è arrivato al centrocampo praticamente, e intanto Quarta a battere la punizione. C'è il tiro sul primo palo, attenzione, e il gol del Sava in vantaggio. Quarta su punizione, una punizione diretta sul primo palo, ha letteralmente sorvolato la traversa e ha bucato le mani di De Marco. Sava in vantaggio dunque Quarta al 18° della ripresa. Tanto dunque si deve segnalare anche questa situazione, vista anche nel primo tempo in cui Maraglino ha esultato, ex di turno appunto in porta col Sava. Tanto ora il Manduria tutto in avanti per cercare subito di riprendere la partita. Intanto c'è il fallo laterale. Battuto da Pignatale, che recupera ora il pallone che stava per uscire. Cerca di saltare l'uomo, non ci riesce. In campo anche il mister a recuperare il pallone. Andare lunga per il compagno in area. Ed è punizione per il difensore. Battuta forte a centrocampo da Cante a fare battaglia, si becca uno schiaffo Goncalves e commette anche fallo. Tanto Cimino ora, dunque, da una parte il Manduria che deve riaprire la gara, probabilmente cercare anche altre risposte, e il Sava che vorrebbe anche chiuderla. Mancano 25 più recupero al termine, c'è tanto tempo. D'Arcante ha scaraventato il pallone dentro, difesa però presente. Tanto Gomez ha aperto a destra un po' troppo, però Cimino con le mani, ancora rimessa Sava, Geng ha trovato Gomez che può partire, aprire magari a... eccolo qui a scacci. Passaggio totalmente errato per il compagno a centro. Quarta ora ha il pallone, deve proteggerlo. L'arbitro fischia il fallo.
calcio di punizione. Palle alte, c'è il fuorigioco però. Qui da qui si vede benissimo lo schieramento dei quattro. Praticamente sarebbe un 3-3-4 praticamente lo schieramento ora del Manduia, con, come dicevamo prima, Di Gomez spostato in avanti, anzi un 4-2-4 in questo momento. Gomez poggia all'indietro per Coccioli, scaraventa avanti subito D'Arcante a buttare via il pallone. Dato terra, calcio di punizione Manduria, e gliela soffiata letteralmente Procida. Ma fortunatamente per il Manduria non ha avuto sviluppi ulteriori l'azione. Intanto pronto un altro cambio per il Manduria. È pronto ad entrare il numero 17 Di Marco, eccolo qua il cambio. Dunque è entrato Di Marco, non siamo riusciti a ben vedere chi ha lasciato il campo. Libera capitan D'Arcante. Manduria in forte pressione offensiva. 20 al termine. Dunque ha fatto posto a Di Marco Napolitano. Sì, adora una grande gara quella di Napolitano. Tanto attenzione a quarta. C'è largo Cimino. Quarta vuole andare da solo, subisce fallo, calcio di punizione proprio sul punto da dove è nato il gol dello 0-1. Ancora guarda sul pallone, ancora primo palo, no, era abbastanza centrale, De Marco si è fatto trovare molto pronto. Sava che rimane in avanti, una rimessa con le mani. Cimino.
ha ricevuto Procida, voleva girare dentro, c'è stato Gomez che ha recuperato, ora il Manduria riparte. Troppo forse impulsivo Turco, che ha fatto perdere dunque il possesso ai biancoverdi. Scarci D'Arcante. Tanto qui c'è un fallo commesso da Beltrame. Subito ripartito il Manduria. Tanto cerca di saltare l'uomo, c'è il calcio di punizione da una posizione molto favorevole. Tutti nella metà campo del Sava, l'ultimo difensore più arretrato è Pignatale. Manca pochissimo alla mezz'ora e il Manduria potrebbe riaprire la gara. Iniziamo battuta sul primo palo, trova però la deviazione, ora può ripartire il Sava in contropiede, non lo fa perché c'è il passaggio errato, ma resta in possesso palla. Tanto gioco fermo, l'arbitro va a dialogare con Beltrame, eccolo qua, che sta per lasciare il campo in questo momento. Al suo posto Riezzo. Dunque fuori Beltrame, ricordiamo che Beltrame è stato ammonito nel primo tempo, il primo ammonito della gara. Dentro Riezzo, tanto dall'altra parte Procida. Palla che esce, sarà calcio d'angolo. Fino ad ora da una parte e dall'altra sono usciti i giocatori che più hanno dato. Cava, ricordiamo che è uscito per crampi, probabilmente per una botta. Poi Napolitano per il Manduria sempre. E per il Sava, ora Beltrame. Tanto sta. Ci apprestiamo ad assistere ad un altro cambio. Zoppicante esce, Coccioli. Altro giocatore che ha contribuito tantissimo a questa gara. Dentro dunque il numero 14 Giannetti. Calcio d'angolo battuto a centro area di testa, palla che esce. E calcio di rinvio che si ripete.
lungo sulla linea di centrocampo di testa, ha battuto il centrocampista nel Manduria. Dunque calcio di punizione. Ha finito a terra di Marco, che ora si aggiunge al quartetto d'attaccanti. Palla al limite dell'area, pallone si ferma, libera dal Sava. Quarta apertura per Procida, c'è la chiusura di Geng. Intanto un tiro cross finito malissimo. Intanto continuano a scaldarsi le due panchine. Di Marco che rimetterà in gioco. Difesa del Sava molto molto alta. Batte un po' corto alla cresta lì Cimino per il nuovo entrato Riezzo, che perde il pallone ancora però fra nel possesso Savese. Quarta centro per Riezzo, si lamenta un tocco però l'arbitro ha fischiato. Tanto con l'ingresso di Riezzo, quarta ha cambiato lato, è andato sul lato destro e dunque Riezzo resta da questo lato, il sinistro. Cimino lunga in avanti, trova la testa di Pignatale. Procida, cross sul secondo palo, vicinissimo il raddoppio del Sava, con un colpo di testa che sfiora il palo. Altro cambio dunque per fra le fila Savesi. Andiamo ora. Tanto entra il medico perché è rimasto a terra il difensore del Manduria. De Torre, entra De Torre ed esce quarta. Esce dunque quarta, l'autore del gol del vantaggio attuale del Sava, dell'1-0 su punizione. Uscito dunque Ribezzi ed è entrato Castelli. Dunque dentro Castello tante le sostituzioni, anche tante per infortuni. Vediamo poi quanto, di che entità saranno questi infortuni. Goncavale sale indietro, ha
palla in avanti che resta in campo, anzi no, bandierina che si alza, meno di 10 al termine, il tempo stringe per il Manduria. Ha già effettuato 4 cambi a fronte, e intanto ecco qua Zaccaria pronto ad entrare, prefila manduriane. Dentro dunque Zaccaria. È rimessa ancora Sava. Torniamo subito alla gara, che nessuna delle due squadre può concedere distrazioni giunti a questo punto. Cimino prova a pescare Riezzo, lo trova, cerca di saltare l'uomo, no, era Caruso invece, che guadagna anche un calcio di punizione. Cimino sul pallone e Riezzo lì vicino. Cimino lascia a Riezzo. Battuta la punizione, bassa controdeviazione, sfiora il palo, Sava vicinissimo al raddoppio. Giunti al 39esimo minuto, sarebbe stato una condanna. Pallone filtrante, attenzione al tiro, fuori misura. Dunque dagli altri campi il Maglia ha raddoppiato sul Massafra, quindi 2-0, 1-1 ancora fermo il risultato a Racale per il derby salentino fra Racale e Ugento. 1-0 il Castellaneta contro il Ginosa, i Gallipoli ancora sotto di 1-0 contro il Martina. E lo Stuni in vantaggio 1-0 contro il Guattaglia, mentre 0-0 ancora fra Mola e Otranto. Che si alza, punizione, il Sava riparte da dietro. Cimino lungo a pescare il compagno che lo trova, guadagna anche un calcio d'angolo De Torre.
Ora Riezzo a battere il calcio d'angolo dalla bandierina. Sono 5 isavesi in area. Calcio d'angolo battuto corto. Riezzo riceve ancora. Cerca di saltare l'uomo, trova lo spazio, il grosso salto sul secondo palo. De Marco schiaccia a terra, subisce fallo. Tanto altro cambio. Vediamo subito di chi si tratta. Entra dunque De Carvaio. Fuori Turco, dentro De Carvaio. Con le mani Goncalves. Goncalves. Calcio di rinvio. Pochissimi spazi lasciati dal Sava per il Manduria. Non è riuscito quantomeno a tirare in porta in questo secondo frangente. Tanto l'Otranto è passato in vantaggio sul Mola per 1-0 dunque. Ora c'è Maraglino che temporeggia un po' troppo, difatti viene poi suggerito di accelerare la ripresa del gioco. Di testa De Torre, ora D'Arcante spalza tutti i palloni via. Il Sava non vuole rischiare nulla. Attenzione, ora pericolosissimo, cerca di farsi spazio l'attaccante, recupera la palla la difesa. Geng prova ad aprire, il pallone è ricevuto. Un po' troppo di traffico e di confusione, di conseguenza perso palla del Manduria, recuperato in questo momento. Pochi minuti a disposizione, siamo giunti al 45esimo del secondo tempo. De Carvaio può ripartire, perde però l'equilibrio, palla che esce, calcio di rinvio. Vedremo quanti minuti verranno concessi, soprattutto in vista delle tante sostituzioni effettuate. 8 in totale le sostituzioni ammesse appunto dalle due squadre. Calcio di rinvio battuto in questo momento. Siamo quasi al 46esimo minuto. Vedremo se ci saranno forti emozioni nei pochissimi minuti finali che ci sono rimasti in questo derby tarantino. Fra Manduria e Sava, libera la difesa fuori. Fallo intanto e del calcio di punizione per il Sava, che resta lì nella metà campo bianco-verde e cerca di restarci il più possibile se non vuole rischiare nulla e portare dunque i tre punti a casa.
e 3 punti ora per il Sava significherebbe anche andare nelle zone alte della classifica, restare nelle zone alte, perché con 3 punti andrebbe ad un solo punto dall'Ugento, che attualmente sta pareggiando con il Racale. Punizione battuta, c'è il cross in area, però la palla è uscita e sarà rinvio dal fondo. De Marco dovrà fare in fretta, accelerare il ritmo di gioco, accelerare la ripresa. Battuta lunga, centrocampo, c'è il colpo di testa, D'Arcante butta fuori perché è rimasto a terra De Torre. Si alza in questo momento, diciamo che D'Arcante ha buttato via il pallone preventivamente. D'Arcante lamentava con De Marco il fatto che voleva insomma il fair play, pallone restituito, e De Marco non lo ha fatto, perché è una questione che non appena ha visto De Torre per terra ha buttato subito il pallone via, non pensandoci due volte, più che altro perché ovviamente vuole perdere tempo, vuole guadagnare secondi preziosi. De Torre, palla che esce con le mani in Sava. Siamo al 49esimo minuto, stiamo entrando nel 50esimo, in teoria probabilmente sarà l'ultimo minuto di gioco. Cimino con le mani e fischi, finisce qui, erano solo 4 minuti di recupero e finisce qui il derby tarantino fra Manduria e Sava, finisce col punteggio di 0-1 per i savesi. Tante emozioni anche in questo match. Ricordiamo inoltre che la differita di questa gara fra Manduria e Sava andrà in onda martedì alle 16:30 sul canale 80, su Atena sud 85. Per il resto, io, Emanuele Dell'Anna e Matteo Russo, vi ringraziamo per aver seguito il derby di Taranto tra Manduria e Sava, terminato col punteggio di 0-1. Vi auguriamo una buona domenica e ci vediamo domenica prossima.